Allora, Nemesis dalla mitologia greca è la dea che restituiva ciò che era dovuto nel bene e nel male. Noi lo intendiamo nel bene, cioè noi vogliamo restituire la funzione, per quanto è possibile, nei cervelli che hanno subito lesioni cerebrali di diverso tipo, come per esempio l'ictus. L'anima del progetto, se devo riassumere il progetto in due parole, è questa l'idea. Allora, c'è una lesione cerebrale, tipicamente si pensa che il deficit del paziente sia dovuto al fatto che mancano i neuroni in quel posto lì. In realtà, Nemesis dice: no, è vero, mancano dei neuroni, ma il fatto che mancano i neuroni porta uno squilibrio in tutto il network cerebrale, alterando l'attività dei neuroni anche in zone del cervello sane. Questo sappiamo che è vero ed è questo il reale problema. Ed è questo che dobbiamo restituire, questa rinormalizzazione dell'attività neurale. L'altra idea fondamentale di Nemesis è che cos'è che va storto dopo una lesione? È che pezzi del cervello, anche se il soggetto appare sveglio, si addormentano, cioè fanno un tipo di attività elettrica che è tipica del sonno. Il terzo pilastro di Nemesis è che allora dobbiamo risvegliare queste parti del cervello utilizzando neurostimolazione. Quindi Nemesis mette insieme queste visioni, una visione di network della conseguenza della lesione cerebrale, il fatto che questa alterazione del network è dovuta a un addormentamento del cervello e il fatto che possiamo risvegliare queste parti del cervello mettendo insieme diverse esperienze di diversi scienziati che fanno parte di Nemesis.